C'è una Sicilia nota a tutti, quella del mare cristallino, dei tramonti di fuoco, dei templi millenari e del buon cibo. Poi c'è la Sicilia, quella nascosta, di nicchia, sconosciuta e più, e quella dei borghi, dell'entroterra e dei villaggi della costa che vivono di pesca e tradizioni artigiane. È la Sicilia dei panni stesi al sole, dei balconi sul mare, delle viuzze e delle scalinate. Luoghi dove la vita scorre lenta e si apprezzano le piccole gioie della quotidianità. L'aria profuma di sapori e odori di stagione, di pane appena sfornato, di legna arsa, di zagara, di alidi di vento profumati ora di mare, ora di bosco. Oggi parleremo di borghi insieme al dottor Fabrizio Ferreri, al presidente dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, il dottore Salvatore Martolotta, e il dottore Salvo Spina, per quanto riguarda l'associazione dell'Associazione Operai Nudi di Soccorso e di Riposo, che parlerà più che altro della parte, diciamo, economica del territorio. Quindi vi presento, per chi non conoscesse me, io sono Alfio Emiliano Strano, faccio parte del gruppo Cittadini Liberi di Sicilia. Noi ogni anno più o meno cerchiamo di organizzare un evento culturale giusto per valorizzare sia alcune tematiche importanti come l'anno scorso per quanto riguarda l'antimafia e quest'anno per quanto riguarda l'identità siciliana. Quindi proprio parlare dei territori nostri, dei borghi che sono la vera storia della nostra identità, perché come diceva Gortè, in Sicilia si trova la chiave di tutto e quindi come tale parliamo di noi. Allora, vi presento Fabrizio Ferreri, dottorato di ricerca in filosofia all'Università di Milano e in sociologia dello sviluppo locale all'Università di Crone di Enna. È docente di storia e filosofia dei licei, si occupa di filosofia e sociologia con un interesse particolare per i borghi e i piccoli comuni. Ha curato insieme a Emilio Messina Borghi di Sicilia, Dario Flacovio, editore, ed è autore di Coscienza di luogo e sviluppo locale, Analisi su San Buca di Sicilia, Giuseppe Memone, editore. È organizzatore insieme a Grazia Calanna del premio di poesia Paolo Prestigiacomo, San Mauro Castelverde. Invece il dottore Salvatore Martolotta è presidente dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, per 20 anni è stato vice sindaco ed assessore turismo e cultura del comune di Novara di Sicilia, attore teatrale di passione, e del volo, della passione del volo. In effetti ha iniziato a battere le ali proprio qui a Fiume Freddo insieme al grande uomo che fu Angelo D'Arrigo. E qui alla mia destra abbiamo Salvo Spina, storico e studioso di storia delle città, dei territori e delle culture. Frutto delle sue ricerche sono diverse pubblicazioni sulla storia della città di Riposto, eletta dallo stesso come laboratorio per lo studio delle dinamiche politiche, commerciali e culturali che furono la base dello sviluppo infrastrutturale della Sicilia orientale. Oggi si occupa di digital history e dell'approccio tecnologico allo studio del passato dell'uomo. A questo punto do la parola al presidente come benvenuto all'inizio. Forse mi sentite senza microfono, mi faccio sentire, tanto grazie per avermi cuore, sono così grato, perché invitare alla presentazione del libro sempre mi significa tanto, rappresentare qualcosa che poi tocca qualcosa che io amo, io vivo in un borgo, quindi vivo nel canale di Sicilia e quindi amo, mia moglie dice anche a trovare che adesso sì, sono amore diversi, però sono legato in una maniera morbosa. E da lì poi, giustamente, sono cresciuto nella parrocchia, quindi dicevo che sono e quindi recitavamo, quindi, e poi l'associazione per 20 anni mi hanno catapultato io dalla lista, il pazzo del paese che amava correre con le macchine, con le moto, e amava volare, per esempio,
testa del figlio. E quindi il passo del paese che però allora la pastora che è il piano. E quando senti che hanno valle di Sicilia, perché abbiamo un piano del 700, nel piano 80, avevano i soldi per stare giù, allora dicono da lei, in una recita, l'ultima recita in capitale, perché Giovanni Sicilia è un si parla del caso italico, non si parla di siciliano, che è un'isola di turisti e cartaletani. Sono uscito con la prima storia, sono uscito con la storia che è risultata da lì, che la presentazione mi hanno sabbattato della Borgia presentativa, qual è la questione? Ho dovuto chiamare la Borgia, dove qualcuno mi disse, dipende non so se ci siete dipendenti, lo stipendio è più buono, un buono è quello che ti pensi. Per il lavoro ci vuole qualche cosa d'accordo, gli ci vuole i soldi. La mentalità non di tutti, per carità. Andiamo, sentiamo, parliamo di Borghi e principalmente di questo magnifico libro che ho letto con tanto amore, ve lo posso garantire, che tu Fabrizio ha scritto, avevo collaborato anche alla stesura di Borghi in Sicilia, mediante anche la presentazione del libro, già è la quarta edizione, delle quarta edizione. E questo già parla, qui si parla di Borghi, si parla di Borghi, addirittura di Caseomeo. Caseomeo è il messaggio che è stata l'euforia non siciliana, non italiana. C'è stata un'euforia stratosferica, addirittura forse non è una nulla con voi. Cioè si parla di Caseomeo, ma è impossibile. Voi pensate, in Svizzera nessuno, quasi nessuno possiede la casa. Di comprare la casa, la compro, pago l'assicurazione di 50, il mutuo di 50 anni poi e non perdi. Quindi avere una casa, come stai a tutti? In questo senso di avere la casa. Dove è nata questo fattore di casa? Veniamo a Salieri circa 8 anni fa, quando sgarra. Che fece, sì, non faccio come se lo stavo libero, mi sarebbe, non lo so, sicuramente che mi ha capito una prestazione, lo porto quasi, eccetera, si presentò a Salerno, che sarebbe stato il primo, è stata per un giorno capitale d'Italia, quando c'è stata l'unità d'Italia. E ha fatto come assessore Olivero Toscano. A Salerno che ha subito da Valle del Benice il terremoto degli anni del 68, quindi c'è una parte terremotata dove ci sono queste case, non sono tuttora queste case terremotate, che sono un centinaio di case, che sono state, e le persone hanno preso i bambini, hanno costruito altrove, e le case sono diventate dove le persone. Che cosa dobbiamo fare con le case? Non guardo niente, quindi guardiamo questo messaggio di casa a voi. E il messaggio è stato, qual è stato che subito mi chiamavano la parte dei conti. Dici, ma tu che stai facendo? Tu ente pubblico comune, non puoi vendere un valore di una casa che è un valore catastale di 5.000 euro, 1 euro, e ti fai un danno erariale. Un comune che io e Fabrizio ci mettiamo d'accordo. Io ti metto la casa a me, ma poi paghiamo le tasse di 5.000 euro, del valore di una casa, ma io ente pubblico non lo posso fare, quindi non mi hanno potuto vendere le scuole. L'idea è stata presa da Giuseppe Ferrarello, che ha un paese bellissimo. E Giuseppe Ferrarello ha una mentalità imprenditoriale. Quindi che cosa? Lui aveva 12 famosi banchieri, le persone dicevano, te li do al comune, non so che farne. Che case vecchie, abbandonate, nel circoscorso. Allora lui dice, perché non ci proviamo? Invece di farlo il comune, il banco, che vede, ero di proprietà privata, si abbassa per la società immobiliare. La società immobiliare dice, guarda, noi comuni facciamo da grande, facciamo un bando e li vendiamo. La società immobiliare, guardando molto di liberante, ha fatto che 12 case, e sono partite, sono loro. Allora, che fatto? Hanno vinto tanto, sicuramente per il siciliano di Palermo e l'intorno, perché non è stata pubblicizzata abbastanza bene. Comunque, lo sai, poi quando sono arrivati lì, bisogna staccare, perché è un rumore, che fai? Allora
sempre con 3, 4, sia come la sia, ho fatto io come vicino, quando mi chiamo parte con 4 volte, e abbiamo venuto fino a 35 casi, a 5.000, poi due mesi in contatto con il proprietario hanno comprato casa. Ma la cosa, il messaggio più grande è stato quello, solo due messaggi più grandi, quello di Samuca di Sicilia, perché Samuca di Sicilia è entrato in questa magnifica associazione. Noi siamo 21 in tutta la Sicilia, siamo a numero incluso e non ci danno possibilità, anche se ci sono tante persone che scalpitano, tanti comuni, sindaci che vogliono far entrare i loro voti, perché per me, io la Perenza la vedo comunque, più per me ci sono 390 voti, anche 391 comuni in Sicilia, per me sono tutte belle, li vedo con l'occhio della Perenza, come li vediamo noi siciliani. Quindi, l'altro, quindi sapete, le funzioni, che quando mandano un messaggio sull'altro, non è uno che manda il messaggio sulla Sicilia di Catania, come la gente del sud, l'altro è mondiale, e lungimirante, l'amministrazione molto lungimirante, la shoppa del Ciaccio, molto in gamba, giovani, attivi, hanno scommesso tanto questo amore. Premesso che vi dico, questa premessa vale per tutta la Sicilia. Negli ultimi 50 anni l'Enzo Terra della Sicilia lo hanno depauperato, l'hanno impoverito. Cioè, pensate che l'Enzo Terra della Sicilia, ci sono circa quasi 200 morti, la maggior parte hanno subito e subiscono ancora un sostanziale spopolamento. Quindi pensate, una parete per una parete, domani in Sicilia, il mio popolo dove ci scrive, nel 1951 faceva 9.600 abitanti, ora siamo forse sui 1.000, compreso in qualche cantiere, perché viene, ma pensate, e ancora ci sono, purtroppo ci sono circa 30-35 morti l'anno e uno o due anni. Quindi pensate, ora c'è una volta che stiamo facendo, ma comunque. Quindi il messaggio di Sanluca è stato molto, molto, molto forte. E Sanluca sono partiti con 16 casi, non sono partiti, perché è continuamente. Cioè, noi non vendiamo le cose, anche se sono i nostri genitori storici che stanno facendo la fece, ma noi siamo legati a non avere qualcosa, ma non vogliamo essere assolutamente. Però che ci sia quell'energia cinetica, che ritorni di nuovo a vivere un morto perché sia, non solo per una stazione, ma anche dei cittadini che si vivono, non vogliono vivere più in energia. È più veramente vivo il corpo, anche se noi cerchiamo di farli vivere, perché nei nostri cuori, nei nostri corpi, ma c'è un circa 1.000 manifestazioni l'anno, l'identità adattata sul territorio. Quindi, allora ha avuto la musica, c'è di chi, quindi hanno fatto, questi erano di proprietà del comune, non lo fate fare, lo fate fare intelligentemente, non mettendo il messaggio che è stato un euro, ma hanno fatto un anno con un'asta pubblica, che è partita da un euro, quindi nessuno poteva dire che no. Quindi hanno partecipato, e caso scusa che andava a 5.000, e sa che è stato mondiale. Se voi leggete il libro, andrete a vedere quante persone, quello che stanno facendo, sta avendo una rivoluzione incredibile, persone di tutto il mondo, che vogliono vivere non si può, che fino a poco tempo fa nessuno pensava di vivere, di andare a vivere in un borgo, principalmente dove i servizi essenziali sono stati, perché non è stato, questi borghi non sono stati impoveriti solamente da parte delle persone che sono partiti per andare, ma hanno tolto i servizi essenziali, quindi la sanità, gli ospedali, a due paesi c'è un ospedale che l'hanno tolto, c'è la prefettura che l'hanno tolto, c'è le calci, il mio paese come Brescia, le calci che l'hanno chiuso. Hanno chiuso ultimamente la banca, non devono chiudere la porta così non può. Ah, ma chiudi se le banche. Chiudere se le banche. Quando a 35 km sto per dire nessuno. Eppure tutto. Eppure questa micro-particella che nell'ultimo anno è invaso, tenta di invadere i nostri tessuti vitali della nostra esistenza, ha fatto proprio sconvolgere tutti i piani stratosferici, tutti i piani globali della globalizzazione che avevano di costruire questi, di accentuare
tre proprietà per mangiare il grano, lo strumento, il granito e il gran turco, cerchiamo di spalarli e poi possiamo questi grandi condomini verticali di 70-80 cari, hanno scoperto. Che cosa succede? Che per 72 giorni sono rimasti chiusi in questi condomini dove appartamenti, mille appartamenti, abbiamo visto nelle città cinesi, appartamenti di 25-30 metri quadrati, progettati senza cucina, perché c'è solo il bagno per andare a dormire, che non si altro, la mattina la mangiare la fanno al bagno, poi vanno al lavoro perché il salaglio, a mezzogiorno mangiano qualcosa, la sera per dormi dormi. Sono rimasti tutti per 72-73 giorni qui, e penso che avremo delle cose, si comincia a parlare di morti, si comincia a parlare di turismo, di prossimità, di e quando si sente quello che giustamente ha visto, che dice guarda, posso andare a vivere in un mondo a uno, come dice Battiato, a un'altra velocità, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità, a un'altra velocità, perché la vita frenetica che fa consigliare tutti, e con i valori che ci sono per sentire la cuore. Questo ve lo posso garantire, perché ancora da noi esistono i veri valori del rispetto, delle stazioni, i veri valori della vita, dello scambio. Mia madre che va a fare ancora 88 anni nel dotto, e che ci porta al vicino di casa, ci porta un cicerone, un motore. Cioè, questi sono i valori del riscaldo, e se per caso... La gestione familiare. La gestione familiare. La gestione familiare. Continuo, no, per dire che... Dico, e allora si comincia a parlare di buono, anche se nel libro Radico Modici Ocatte, che mi illuminare in questo universitario, dice che non lo sappiamo, non esistono i buoni. Comprarlo, perché è molto bellissimo, che non esistono, quindi bisogna fare delle piccole comunità veramente vivibili, che vivono a misura d'uomo, che si ritorni veramente in giovane. Abbiamo, stanno in tutti, quasi tutti i nostri corpi, i nostri corpi abbiamo ripreso di nuovo la piantagione dei 51 grani che si si seminavano in Sicilia. Abbiamo ripreso le mulini ad acqua, c'è un'economia che potrebbe diventare un'economia circolare, potrebbe essere veramente, veramente interessante. Quindi cominciare a vivere, a incominciare a vivere veramente a un'altra velocità. Ora, no, è interessante quello che dice, quindi sono messaggi positivi questi, anzi che fanno riflettere, fanno capire effettivamente perché si sta ritornando alla realtà dei borghi. E ora do la parola a Fabrizio, prendi il microfono, ok. Non avendo trascorsi da attore come il nostro grande Salvatore, io ho bisogno del microfono, perché altrimenti non mi sentireste. La voce molto bassa e quindi sì, e sto anche seduto. Quindi, allora no, in verità non vi parlo del libro, anche perché già Salvatore vi ha detto tutto, soltanto un breve cenno e poi vorrei un po' allargare il discorso, come peraltro ha già incominciato a fare benissimo e con questo entusiasmo che è veramente trascinante, e non a caso è presidente dell'associazione, perché veramente Salvatore è il migliore spot possibile per questi borghi. Quindi che dirvi del libro? Il libro tratta appunto di questa iniziativa straordinaria, Le Case Neo a San Luca, che è un'iniziativa di sviluppo locale, è un'iniziativa complessa, non è semplicemente vendere una casa, è tutto quello che ci sta intorno. E cosa ci sta intorno a questa iniziativa? Beh, ci sta qualcosa sul piano sociale, e vedremo cosa, ci sta qualcosa sul piano turistico, ci sta qualcosa sul piano economico e ci sta qualcosa sul piano del decoro urbano e architettonico. Anche io vi do delle pillole dal punto di vista sociale. Questi borghi, come ci dice Salvatore, che sono molto spesso luoghi di collina, di montagna, non facilmente raggiungibili, sono luoghi sempre meno abitati.
Questa iniziativa delle case un euro è anche un modo intelligente di portare nuovi abitanti. Questi luoghi, naturalmente, come ogni luogo, vive se c'è qualcuno che li abita. E molto spesso cosa accade? Che i giovani se ne vanno, attratti naturalmente dalla città, attratti dalle opportunità lavorative che ci sono altrove, e resta la popolazione più anziana, che è anche quella meno dinamica. Un territorio muore se non ha la componente giovanile, che è quella che fa impresa, che è quella che si muove, che è quella che studia, che racconta. Questa iniziativa è molto intelligente perché attrae sul territorio una componente sia anagrafica che culturale di cui molto spesso un paese manca. Ad esempio, San Luca di Sicilia, per quanto sia dal punto di vista della composizione anagrafica strutturato in maniera, come dire, meno penalizzante rispetto ad altri luoghi, perché ha del fermento anche sociale dentro, i giovani restano, non è, ci sono luoghi messi molto peggio. Però cosa accade? Chi compra, per tante ragioni, anche per il solo fatto di comprare, perché comprare casa fuori non lo fa un soggetto poco dinamico, poco attento, rivela sempre una volontà trasformativa, di scoperta, di movimento. Accade che molto spesso l'acquirente, quando compra casa in questi luoghi, poi non rimane esterno a questi luoghi, ma in quei luoghi fa partire qualcosa. A San Luca molti di quelli che hanno comprato hanno lanciato iniziative come pub, iniziative a carattere turistico, iniziative a carattere culturale, gruppi di lettura. Tutto questo è inevitabile, arricchisce il tessuto sociale del luogo. E questo per quanto riguarda la dimensione sociale. Senza trascurare, anzi, aggiungo, che quando una persona locale abituata, perché diciamocelo, a vivere in un posto di 1000, 1200 abitanti, 1500 abitanti, dal punto di vista relazionale non è esaltante, perché si incontrano sempre le stesse persone, si parla sempre con gli stessi, certo c'è una dimensione familiare, intima, di grande rispetto, di grande comunione, però a un certo punto, soprattutto se sei giovane, da noi ti scocci a incontrare sempre le stesse facce. La possibilità di incontrare sul luogo il lombardo, il piemontese, il pugliese, l'americano e scambiare contenuti, prospettive, visioni diverse per il sambucese, ma parliamo di San Luca e possiamo parlare di Castiglione, possiamo parlare di Savona e di altri luoghi, è naturalmente un grande arricchimento. La dimensione turistica, tutta questa gente che arriva nei borghi, cosa fa? È chiaro che poi racconta, trova un territorio e questo territorio lo porta fuori. E cos'è successo? Non a San Luca, ma ad esempio a Cianciana, che è un paese sconosciuto. Chi di voi conosce Cianciana? Non lo conosce nessuno? Non è bello, però non è bello, è un borgo dell'interno, sempre argentino. Cos'è successo? Lì degli inglesi, per puro caso, hanno comprato decenni fa delle case. Questi inglesi non abitavano tutto l'anno a Cianciana, facevano un po' qui, un po' in Inghilterra. Tornando, raccontavano Cianciana, che rispetto a Londra, che cosa aveva? Semplicemente perché non è un paese bello, senz'altro, mi scuso per gli abitanti di Cianciana, magari. Però che cosa c'era a Cianciana? Quello che diceva Salvatore, ritmi lenti, il fatto di guardarsi in faccia, di salutarsi, di riconoscersi, di darsi attenzione reciproca. Tornavano a Londra e raccontavano Cianciana come se fosse l'Eldorado. E in un posto oggettivamente non bello, nel giro di 10 anni la comunità straniera corrisponde al 30% della popolazione residente. Sono cose allucinanti se non ci pensi. Ora, non è detto che debba sempre accadere questo, però anche dal punto di vista turistico, Cianciana, ripeto, ci sono borghi anche più belli, è entrata, grazie a questo passaparola, in un sistema che oggi costituisce una delle principali microeconomie locali. Stiamo parlando di Cianciana, ma facciamo il caso di San Luca. San Luca, tra l'altro, è anche il borgo più bello d'Italia. San Luca, prima di essere il borgo più bello d'Italia, veniva visitato all'anno da circa 4-5 mila persone. Ha vinto, come forse qualcuno di voi saprà, questo trofeo importante sul Rai 3, Chi li mangiava, ha vinto questa competizione. Dall'anno subito successivo
l'incoming al Sambuca si è decuplicato, dai 5.000 che entravano sono diventati 50.000. È chiaro che tutto questo ha innescato tutta una serie di cose. Il ragazzo che non sapeva che fare ha aperto un noleggio di monopattini, l'anziano del paese che stava in piazza con la testa bassa, annoiato, è diventato un insider del luogo, per cui arrivano i turisti, trovano l'anziano seduto là sulla panchina e l'anziano racconta tutto quel deposito di memorie di cui prima non sapeva che fare, di cui prima il valore non veniva nemmeno colto. E ora invece il turista, uno dei momenti più belli che vive quando entra in questi luoghi, e questo va a Sambuca, va ad esempio a Grotte, dove addirittura a Grotte chi lo conosce, Grotte? Sempre Agrigento. Ma non penso a qualcuno, perché è un altro paese veramente. Esattamente, Grotte addirittura ha riconosciuto un ruolo ufficiale agli anziani. Gli anziani fanno parte di un'associazione e il turista appositamente, quando entra a Grotte, che fa parte della Magna Via Francigena, in questo cammino stupendo che attraversa la Sicilia da Agrigento a Palermo, il turista quando entra a Grotte viene portato dove ci sono gli anziani, e gli anziani raccontano. E questo è importante non soltanto per il turista, perché vive, sente il luogo in maniera diversa da come lo vivrebbe se leggesse di Grotte su una qualsiasi guida, ammesso che esista perché non esiste. Però non è importante solo per il turista, ma è importante anche per l'anziano, perché l'anziano riscopre un valore sociale, l'anziano viene valorizzato, l'anziano capisce che non è un peso morto, capisce che quello che ha sempre alimentato la sua esperienza ha un valore, c'è qualcuno che la cerca, e tutto questo a livello locale genera un'attenzione, una cura, un senso di responsabilità diffuso per il proprio territorio che altrimenti non si innescherebbe. Tutta questa cosa, faccio una parentesi, visto che ho anche, diciamo così, un passato legato all'università, alla ricerca, tutto questo gli studiosi lo chiamano con un termine stupendo, che è coscienza di luogo, che è una cosa che si è persa. E noi in città, basterebbe fare questo, andiamo in città a Catania, fermiamo un catanese, così potrebbe fare Messina, e chiediamogli qualcosa della città, un po' di storia, qualche personaggio locale, non saprebbe nulla, assolutamente nulla. E questo è grave perché crea uno stacco, crea una frattura tra l'abitante e il luogo, e non ci può essere cura e interesse dove non c'è conoscenza. Se non c'è conoscenza, io non posso riconoscere quello che ho davanti, e se non lo riconosco non posso custodirlo, non posso preservarlo. Nei piccoli territori, Salvatore è un esempio, rimane una passione, una conoscenza, un'intimità col proprio luogo di vita che è veramente foriero di grande cura e di grande attenzione. E quando viene qualcuno da fuori, questo radicamento lo avverte, ed è questo radicamento che produce emozione nel pellegrino, nel visitatore, nel turista. Questo sentire che ancora è possibile sviluppare un legame intenso, vivo, con il luogo dove noi viviamo, che non deve essere semplicemente una scatola astratta, fredda, che ospita il luogo dove io vivo, il luogo dove io lavoro, il luogo dove io qualche volta mi svago. È qualcosa di molto più profondo, perché ha una dimensione di senso che nelle città oggi non c'è più, o è molto più difficile da reperire. Nel borgo, è vero, manca la sanità, non ci sono le scuole, chi vuole fare un liceo deve mettersi la mattina alle 6 su un pullman e andarsene in paese vicino a 2 ore di strada, tutti disagi fortissimi. In alcuni borghi addirittura non arriva il quotidiano, sono cose che forse in Sicilia no, ma in Calabria sicuramente. Il quotidiano, cioè cose veramente. E però cosa c'è? C'è questa dimensione di senso, c'è la possibilità di riscoprire nel proprio luogo di vita un orizzonte che ci dà indietro senso, che ci riconosce, che ci fa sentire radicati. Questa è, secondo me, la grande forza di questi territori. Al di là dell'iniziativa Casa un Euro, quello che io voglio qui lanciare è un messaggio di speranza, cioè questi luoghi, che sono luoghi certamente del disagio, sono luoghi, diceva qualcuno, del rancore, perché è anche vero, senza idealizzare, che nei posti piccoli, quando le comunità sono ristrette, non è tutto
molto idillia, così si chiacchiera molto dell'altro, c'è molta invidia, c'è una competizione feroce, non è tutto fra rose e fiori, non si è sempre tutti fratelli, ci sono scontrosità, però resta questa prospettiva che in città si è sempre, si sta smarrendo. Io tra l'altro recentemente mi sto spendendo, grazie a un'associazione fantastica in cui inizieremo a fare qualcosa insieme, e mi sto spendendo per il South Working, senza abusare questo termine appunto che è prerogativa di questa associazione, che sta lavorando, una grande associazione, sta lavorando per portare dal nord persone che hanno capito, molto spesso meridionali, che hanno lasciato la Sicilia, la Sardegna, la Calabria per andare a lavorare fuori, che hanno capito anche in conseguenza della pandemia che va bene, sopra si lavora, c'è una grande efficienza, ci sono grandi opportunità, ci sono grandi possibilità, ma poi dietro tutto questo la dimensione delle radici chiama. E allora il South Working si fa interprete di questo movimento di ritorno, ed è un movimento che ha veramente dei numeri estremamente significativi. Non stiamo parlando di 4-5 nostalgici, non stiamo parlando del catanese come potevo essere io a 18 anni a Milano, che aveva nostalgia del mare, aveva dice me ne torno senza mare. No, stiamo parlando di un fenomeno economico, di un fenomeno sociale, di un fenomeno che può veramente immettere in questi territori dell'interno nuova linfa. Bene, concludo aggiungendo l'ultima cosa. Dicevo sul libro Case Euro che le dimensioni importanti sono quella sociale, quella turistica. Chiudo con le altre due pillole sulle ultime due dimensioni che mi interessano. Quella economica. È chiaro che quando un territorio riceve nuova linfa da fuori, accade qualcosa. Perché l'economia non è semplicemente un discorso economico. Per fare economia, e questo lo dicono anche gli studi, non è certamente la mia invenzione, ci vuole ottimismo. Se non sei ottimista non fai economia, se non credi che quel territorio possa generare qualcosa non fai economia. Quando in un borgo arrivano tutte queste persone che manifestano entusiasmo per quel territorio, molti comprano case e decidono di starci per buona parte all'anno, le persone del luogo incominciano a leggere se stessi e il territorio in maniera diversa. Scocca questo meccanismo psicologico per cui dici: ma se lui che viene da fuori vede qualcosa, perché io stesso non posso vederci realmente qualcosa? E questo meccanismo porta quell'ottimismo che spinge il ventenne di rientro dalla scuola a restare in paese, il cinquantenne che ha un gruzzoletto accumulato al proprio lavoro a investire in una struttura ricettiva, spinge a fare economia. Si tratta certamente di microeconomie, ma è un fermento, è una miccia che va assecondata. Concludo dal punto di vista urbanistico e architettonico. Diceva benissimo Salvatore che in questi borghi prima gli abitanti erano molto più numerosi. Novara 10.000 contro 1.000, la stessa Sambuca 15.000 con 6.000, veramente. Questo che cosa determina? È chiaro, è facile da immaginare. Tante case disabitate. E la casa disabitata non è solo un immobile che perde vita, che si svuota. È una città che a chi la attraversa restituisce un messaggio di abbandono. È quel senso di sfiducia, di scoramento di cui parlavo prima e che l'ottimismo del turista che arriva prova a sconfiggere e in molti casi effettivamente sconfigge. Quando allora in questi borghi, grazie a Casa Euro e iniziative simili, queste case riprendono vita, non è soltanto un grande vantaggio, un grande riscontro dal punto di vista architettonico del decoro urbano, perché il paese rinasce, ma di nuovo a rinascere è lo spirito di chi ci vive, perché finalmente riscontra anche lì che quello che giaceva quasi morto, quasi sepolto, quasi sottoterra, irrecuperabile, trova nuova luce. E di nuovo questa è una grande spinta per l'abitante. Il mio punto di vista è attento molto più alla persona che
accede all'abitante che al turista che entra. Il turista che entra è funzione e deve essere funzione dell'abitante. È l'abitante che deve ricevere e come dire, e costruire qualcosa a partire da quello che il turista lascia sul territorio. E una casa che prende corpo, una casa che prende vita, lascia nell'abitante l'immagine che c'è un futuro possibile, la percezione che è un futuro diverso, un futuro che non è abbandono, che non è spopolamento, che non è scoramento, che non è tristezza, che non è sconfitta. Questa percezione si rafforza ed è questa la percezione su cui io penso in questi luoghi si debba innanzitutto lavorare. Grazie. Questa analisi che comunque fa molto riflettere proprio sulla parte economica e mestieri, penso che Salvo ci può dire qualcosa in più. E allora, buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto ovviamente ringrazio l'amico Alfio per l'invito, perché già l'anno scorso abbiamo dato prova della possibilità di questi eventi e discutere quotidianamente, lo dovremmo fare quotidianamente, non annualmente, però ci consente di ragionare su alcuni problemi, su alcune prospettive che in qualche modo possono aiutarci a vivere meglio dove stiamo. E ascoltando i qui presenti Salvatore e Fabrizio, praticamente avevo pensato, avevo preso qualche appunto per discutere di qualche tematica particolare, ma alla fine gli spunti mi stanno dando loro, quindi metto da parte un po' la mia relazione, perché tutto quello che loro hanno detto combacia più o meno con quello che è il ruolo dello storico. Io sono uno storico, faccio questo da 12 anni a questa parte, e mi piace farlo. Mi piace farlo perché mi consente di discutere, di dialogare, di ragionare su tante cose. E ovviamente la mia domanda è questa: oggi perché lo storico deve occuparsi del borgo? Perché il borgo è un tema importante per lo storico, per la memoria, per i vecchi che fondamentalmente rappresentano la memoria di un paese. Togliete i vecchi da un paese e nessuno sa più anche quella semplicissima fontana perché è stata messa lì. Nessuno lo sa. C'è una spiegazione perché si sceglie un luogo piuttosto che un altro, ma togliete gli anziani e quel luogo non ha più significato. Quindi è una memoria. Lo storico ragiona sul bordo perché tra uomo e territorio c'è un patto sin all'acumatico. C'è un patto dove il territorio dà qualcosa all'uomo e l'uomo prende queste risorse, le modifica e le restituisce. E questo patto è un patto tra uomo e territorio primitivo. Ed è da storico il compito di capire come si è venuto a creare questo patto. Il problema è che nella prospettiva naturale del patto tra uomo e territorio, nel corso della storia qualcosa si è spezzato. Il territorio dà qualcosa all'uomo, dà delle opportunità e dà delle risorse. Ogni territorio è identitario da questo punto di vista. Un territorio sicuramente che tocca il mare sicuramente ha risorse diverse rispetto all'entroterra. Pensiamo alla Sicilia. E quindi il discorso è diverso per le diverse zone, ma la logica è uguale. Il territorio dà delle opportunità, dà delle risorse, l'uomo prende queste risorse, le trasforma, le utilizza, si arricchisce il territorio. Qual è il problema? Il problema è che il tipo di dialogo che si è venuto a creare tra il territorio e l'uomo ha messo in mezzo una cosa che Marx ha sempre odiato, ha messo in mezzo il denaro. Nel momento in cui è stato messo in mezzo in un rapporto naturale tra uomo e territorio, è stato messo in mezzo un rapporto artificiale che è quello del denaro, e quindi questo rapporto si è un po' sporcato, e quello che è venuto fuori, quantomeno dal,
post 800, quindi con l'industrializzazione, è una realtà territoriale che ha dimenticato cosa significa rapporto con la natura. Perché noi pensiamo solo a guadagnare. Se noi pensiamo ad esempio a Riposto, non so se c'è qualcuno qua a Riposto, Riposto era il porto naturale dell'Etna. Significa che lì, prima ancora del porto artificiale, già c'era navigazione. Ed è nel 500, nel 600, nel 400, in età medievale, a ritroso. C'era questo scambio. Poi arriva il porto artificiale. Ma perché arriva il porto artificiale? Arriva il porto artificiale perché l'economia in quel momento aveva subito una profonda accelerazione a causa dell'industrializzazione e il Riposto rischiava di rimanere indietro, perdere il mercato, quindi dice no, dobbiamo avere il porto artificiale. Oggi questo porto artificiale non serve più a nulla. Serve solo a parcheggiare qualche barchetta. Perché perdendo poi il rapporto col denaro, il territorio non ha più nulla da dare. Riposto ha perso il suo territorio. Tante altre realtà della Sicilia hanno perso il loro territorio. Dov'è che invece si conserva questo rapporto costante tra uomo e territorio? Si conserva nei borghi. È lì che, grazie a questa scelta di non guardare alle industrializzazioni, che ancora lo storico percepisce questo rapporto che c'è tra l'uomo e il territorio. Ed è studiando il rapporto e studiando i borghi che si può ricostruire finalmente questo rapporto che c'è tra l'uomo e il territorio. Perché quel territorio ha dato quelle risorse? Perché quell'uomo, l'abitante di quel territorio, li ha sfruttati in un determinato modo. E al di là della questione culturale, della questione politica, della questione economica, perché poi fondamentalmente con il territorio, in qualche modo noi dobbiamo scenderci a compromesso e dobbiamo farci affare con il territorio. È anche vero che molte amministrazioni oggi non sanno gestire il loro territorio, ma noi dobbiamo considerare, e questo è il ruolo dello storico, che molti territori non possono e non devono essere sfruttati solo esclusivamente con una finalità turistica, scusate, politica ed economica. Molti territori devono essere sfruttati solo esclusivamente perché riescono a pacificare l'uomo con se stesso, l'uomo e con la natura. Parliamoci chiaro, è vero che noi da un anno a questa parte soffriamo con questa storia del Covid. La maggior parte delle persone lavora da casa. Noi ne parlavamo prima con il vice sindaco Lizio. Parlavamo di questo. Comunque la pandemia ci ha dato un insegnamento importante, che non abbiamo bisogno effettivamente di lavorare chiusi dentro uno stabilimento, chiusi dentro un ufficio. Possiamo benissimo lavorare da casa e possiamo lavorare ancora meglio se quella casa, quel posto da dove io mi collego è dentro un borgo. Sembra una cosa strana, ma è proprio quella condizione di pacificità tra l'uomo e il borgo che consente a quella persona di lavorare meglio. Molte aziende, io vado ogni tanto a rigirare registri di aziende, durante quest'anno comunque hanno avuto un picco positivo nei guadagni. Ma come? Non c'era la pandemia, c'è la questione che tutti sono a casa, c'è la questione che tutti non possono uscire. E perché queste aziende hanno avuto un picco? Hanno avuto un picco perché i loro dipendenti hanno lavorato in una condizione migliore a casa rispetto a quella in cui si trovano quando lavorano chiusi nell'ufficio. Allora perché non puntare, e questa è la domanda che posso fare a un'amministrazione qualunque, quella di Riposto, quella di Mefred, magari il vice sindaco può darci una risposta, perché non puntare a rendere il lavoro più vicino al territorio e più vicino al porto, e magari effettivamente questo guadagno, questa positività ce l'hanno, quindi la possiamo avere tutti. Penso che sia una cosa possibile da fare. È un guadagno anche per le aziende che possono investire di meno sul mantenimento di stabilimenti e cose varie, magari investono di più sulla qualità del lavoro da casa. Il Covid ci ha dato l'opportunità di ragionare in maniera diversa
sul nostro rapporto che abbiamo col lavoro e con il territorio. Magari possiamo mettere da parte un attimo il concetto di rapporto stretto uomo-denaro e cominciare a ragionare che migliorando il rapporto uomo-territorio miglioriamo il rapporto uomo-denaro. È un'idea, potrebbe funzionare. Alle amministrazioni basta semplicemente spingere le loro aziende, le aziende locali, a investire in questo senso, in questa direzione. Il bordo è qualcosa che pacifica l'uomo. Voi dovete pensare che una delle grandi opere della nostra letteratura parla del nostro territorio, di Malavoglia. Eppure non è che sta parlando di Milano, non sta parlando di Parigi, non sta parlando di Londra, sta parlando di Riposto, Acitrezza, descrivendo una realtà pacifica dove queste persone vivevano a stretto contatto con la natura, vivevano di quella natura, con la loro anche ovviamente drammaticità, ma c'è questo costante rapporto con la natura. Voi dovete pensare ad esempio a un'altra grande opera, il Parsifal di Wagner, è stato scritto in buona parte a Riposto. Wagner arriva a Riposto, si ferma a Riposto, guardando Riposto, guardando il mare di Riposto, viene ispirato e scrive il Parsifal. Il Parsifal è il cavaliere della tavola rotonda che nel momento in cui viene in crisi, cade in, come dire, c'è un momento drammatico, realtà, viene, come dire, messo un attimino in dubbio verso il suo valore di sovrano, e lui intuisce che l'unico modo per salvare il Camelot e Re Artù era quello di prendere la coppa dove ha bevuto il Signore, il Santo Graal. Lui la trova, la difende e poi da lì la storia ci parla delle crociate, eccetera, eccetera. Wagner è a Riposto quando scrive questa storia. E perché decide di farlo? Decide di farlo perché in una dimensione piccola, ferma, a stretto contatto con la natura, l'uomo può capire per quale motivo è nel mondo. Vi ringrazio e non vi rubo occhio. Grazie Salvo. Allora, qua si capisce che alla fine con gli stranieri riusciamo a valorizzare il nostro territorio, quindi con gli occhi degli altri riusciamo a capire quali sono i nostri pregi. Quindi ultimamente abbiamo la Cronne francese che si trova qua a Fresa, che per il causa della pandemia ha fatto un libro sui 100 porti di Fresa e quindi ha realizzato questo libro proprio con lo scatto della fotografia, vivere la storia locale di un paesino di frazione in Piedimonte e Tinea. Quindi ha dato questa immagine di un borgo qua vicino da noi. E ascoltando Salvo, per quanto riguarda l'inglese o Fabrizio, mi viene in mente quello che succede con noi. Cioè, io sono anche un militare, sono militare soprattutto, allora molto spesso in teatri operativi vado all'estero. E a volte capita che uno si trova in un paese straniero, prima volta, quindi vanno le prime persone, ispezionano la città, il paesino, vedono, mangiano in pizzeria, vedono qualcosa, il giorno dopo si finisce, cosa hai fatto, si racconta, quindi noi ora stiamo raccontando quello che è la nostra identità siciliana. E questo è bello perché poi dov'è che si apprezza? Perché noi come stranieri in un territorio estero, quindi valorizziamo quello che è la cultura straniera, perché io ho anche una moglie straniera, polacca, e torno da qualche giorno alla Polonia, e ogni volta che vado in Polonia vado a visitare un paesino, un borgo locale e rimango affascinato dal territorio, dalla cultura, e quando torno con gli amici ne parlo sempre dei pregi, come lo straniero che viene qua parla dei nostri pregi, però a volte vengono poi gli amici, perché ci sono questi film storici siciliani raccontati in lingua originale siciliana, vengono gli amici dalla Polonia e cominciano a andare sull'Etna, Taormina, Castelmola, Fiume Freddo, poi
vengono tanti stranieri, grazie al film Il Padrino, si fanno il tour al Castello degli Schiavi, Savoca, quindi ormai anche il loro giretto. Però è una forma di turismo, perché si racconta, né bene né male, si racconta il territorio. È l'unica cosa che mi fa tristezza quando viene l'amico straniero e mi fa: ma mi spieghi un po' una cosa, ma perché c'è questa spazzatura? Perché trattate così il vostro territorio? Cioè, a volte noi stessi è come se invitiamo un'amica a casa nostra e facciamo trovare la casa un po' in disordine. Onestamente non è carino. Lo vedo anche dove lavoro io, a volte mi interfaccio con la pubblica amministrazione catanese e gli chiedo: ma scusate, se non mi dai un servizio per lo straniero che viene qua, nella zona industriale, cioè che benvenuto gli diamo a questa persona? Quindi è noi stessi che facciamo? Cerchiamo di migliorarci. Allora, è lo straniero che viene qua, che apprezza noi, quindi creando questa iniziativa a San Buca, che c'è pure una francese, la Clavel, quindi famosissima, è diventata per le sue arti con le corde, quindi ha creato queste statue. Quindi sono gli stranieri che ci stanno dando una mano a rivivere, a raccontarci quelli che siamo. Quindi, perché a volte, come ha detto Savva, siamo troppo attaccati al denaro, che perdiamo quelli che sono i sensi, cioè il senso proprio perché siamo noi nati qua. Una volta mi raccontava una dottoressa in una delle grandi attività, diceva: ma tu lo sai che per fare un trapianto noi selezioniamo prima di ogni cosa un siciliano? E ho detto: ma perché dobbiamo selezionare? Cioè, proprio un siciliano? Perché dice: perché gli organi dei siciliani sono più forti, quindi resistono di più quando vengono trapiantati in un altro organo. Quindi questo fa capire effettivamente che siamo un popolo forte, cioè forte nel DNA, perché siamo un mix di razze. E dimenticarci chi siamo non è carino. E quindi grazie anche all'attività del presidente Salvo, o di Fabrizio scrivendo questi libri, o di Salvo Spina che racconta la parte storica dell'economia, aiuta solo a capire effettivamente chi siamo e per non dimenticare il nostro essere, sia come persona, sia come popolazione. Quindi chiedo a Salvo, suo presidente, se ha qualcosa altro da dire. Quindi siamo qua. Oppure possiamo fare, se qualcuno vuole qualche domanda, scusate che non ti ho presentato perché è tutto... dell'assessore, come si può dire qualcosa, Mario Rizzi, che oltre ad essere vice sindaco di Fiumefreddo, lo ringrazio, e anche assessore degli eventi, quindi lui sa qualcosa in più. Io innanzitutto, a nome del sindaco, a nome di tutta l'amministrazione, vi voglio ringraziare e salutare per essere intervenuti. Voglio ringraziare la vostra associazione perché ogni anno si spende per questo territorio, proponendo sempre eventi e situazioni importanti per quanto riguarda la produttività. E un'amministrazione attenta non può essere cieca e disattenta a questo tipo di eventi. Ringrazio soprattutto anche l'autore del libro che ha scelto la nostra bellissima location, perché se non l'avete visitato, dopo avrete modo di visitare, che è un vecchio, diciamo, industria di agrumi riportata al mondo. Che dire, Alfio, tu sai, noi siamo sempre pronti a questo tipo di iniziative perché sono importanti, valorizzano il territorio e, lo ripeto, un'amministrazione attenta non può dimenticarsi del proprio territorio, ma sotto tutti gli aspetti, come dicevo, anche la spazzatura diventa il fiore all'occhiello per una città. Ma questo dovrebbe far sì che anche noi cittadini non dobbiamo chiedere solo diritti, ma abbiamo anche i nostri doveri. Dovremmo essere più attenti e rispettare il nostro territorio, come diceva Salvo, perché non può essere tutto considerato solo speculazione. Non si può fare tutto solo per speculazione, per guadagnare sempre di più. Le cose si possono lasciare come fondi nello stato in cui sono per guadagnare lo stesso. Grazie. Signor Bro. Innanzitutto, buonasera a tutti. Ringrazio i relatori e chi ci ha proposto in questo luogo quel libro. Ringrazio anche gli organizzatori che mi hanno invitato ad essere presente in questa manifestazione. Già da parecchio tempo abbiamo fatto anche
a livello politico un manifesto dove parlavamo dei borghi. Cioè io sono di questo territorio e i borghi che partono dal nostro mare arrivano fino al Tirreno. La strada statale 120 parte da Fiume Freddo e arriva a Cento. In quei luoghi ci sono i più bei borghi d'Italia. Sono stato a Petralia Sottana, a Soprano, l'altro giorno e ho visto un borgo meraviglioso. Non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista agroalimentare. Ho mangiato una mozzarella che non aveva nulla da invidiare a quelle campane. Quindi valorizzare non solo i borghi dal punto di vista delle strutture, giustamente come avete detto, ma può diventare anche dal punto di vista economico, non far andare i nostri giovani, perché giustamente come avete detto tanti ragazzi, ormai stanno spopolando i nostri borghi. Castiglione, rispetto a quello che ha detto prima, è un esempio. I castiglionesi vendevano mosto, non vendevano vini. Sono venute persone del nord, hanno invogliato i castiglionesi a fare 100 cantine a Castiglione di Sicilia. Allora, questo percorso non solo dal punto di vista gastronomico e dal punto di vista per far conoscere i borghi a tutto il mondo, perché i nostri borghi, nei nostri borghi non solo c'è la sicilianità, quella vera, ma c'è anche la storia. Io sono stato un anno fa a Capizzi. Capizzi, nessuno conosceva la vera storia delle donne di Capizzi. Eppure ci sono state le donne, le anziane, che finalmente si sono decise di dire quello che hanno subito durante lo sbarco. Abbiamo saputo che quelle donne sono state violentate dai francesi. C'è stato anche scritto un libro, Le Ciociare di Capizzi, della nostra compaesana Marinella Fiume. Cioè, in ogni paese c'è una storia, una cultura che nei libri di storia nessuno ha studiato. Perché? Perché gli anziani tramandano da padre e figlio quelle che sono le realtà di quel territorio. Allora valorizzare la strada statale, parlo della 120 perché io sono di questo paese e sono convinto che su questa realtà non c'è colore politico, perché il colore politico sul lavoro, sull'occupazione non esiste, anzi mi auguro che ognuno abbia le proprie idee, così siamo in democrazia, ognuno che la può pensare in modo diverso ad un altro, significa che non siamo in una dittatura, però risolvere questo problema, cercare veramente di valorizzare questi borghi significherebbe per noi, per la Sicilia, già un trampolino di lancio. E quindi benvengono queste studi, benvengono queste iniziative che ci fanno conoscere soprattutto anche a noi siciliani che non conosciamo la Sicilia. Noi conosciamo Catania, conosciamo Messina, però se poi uno fa queste strade, se poi ognuno va in questi luoghi, si accorge della vera bellezza del nostro territorio. Poi parliamo anche, non parliamo solo dal punto di vista gastronomico, ma anche dal punto di vista ambientale. Abbiamo in una strada abbiamo tre parchi, abbiamo il Parco delle Madonie, abbiamo il Parco dei Nebrodi, abbiamo il Parco dei Napoletani. Ho visto un bosco di alberi centenari dove veramente vale la pena passare un giorno in quelle zone. Quindi io mi auguro che voi, che noi insieme su queste cose veramente, dice la politica, perché questa che cos'è? Valorizzare un territorio, fare andare, dare lavoro a questi ragazzi, dare opportunità, che cos'è? Non è politica. La politica dovrebbe parlare di queste cose. La politica dovrebbe dire ai giovani, impegnatevi in questi territori, ci sono i fondi europei, utilizziamoli. E allora su queste cose vi posso assicurare che io, come anche, perché faccio anche politica e sono il segretario della sezione del Didi Fiume Freddo, noi ci scommettiamo, noi siamo vicino a voi. Chiunque, di qualsiasi colore, non mi interessa il colore, e parliamo di queste iniziative, siamo disponibili a continuare a parlare. Bravi, grazie a tutti voi che avete fatto una cosa veramente bella. Grazie, grazie. Ma questa è sempre una cosa bella, vero? Quindi vorrei dare la parola alla dottoressa Spina, che ha il piacere di dire qualcosa in merito all'argomento. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Io la mascherina. Insomma,
essenziale, sono essenziale, infatti. Allora, io in merito a questa iniziativa, io volevo dire che io sono presidente di un'associazione che si chiama Itaca, che opera proprio sul territorio, quindi ha sede a San Freddo. Itaca è tanto un acronimo, significa il territorio al centro dell'attenzione. E quindi è un'associazione di promozione sociale che si promuove, che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio a 360 gradi. Quindi partiamo dalle attività tipiche, dal ricamo, perché so, abbiamo tutte le cose di ricamo tipici, tutto a titolo gratuito. In più adesso ci muoviamo su un campo del turismo, quindi sembra un'attività collaterale. E quindi abbiamo girato, porto le persone locali a girare la Sicilia. Quindi, come diceva il signor Curro, persone che magari conoscono Parigi, conoscono New York, ma non conoscono le nostre realtà locali. E quindi giriamo tutta la Sicilia, quindi con i piccoli borghi, con le loro caratteristiche, che sono Varve, con la saga del Maiorchino in passato, con il super museo, dove c'è il busto della regina Margherita, e che so, la Busa per il Grano, e a Novara c'è anche il mulino Giorginaro, bellissimo. E quindi noi quando andiamo lì compriamo la farina, oppure che so, Marzamemi, compriamo le conserve di pesce, e non lo so, c'è tutta la... E ovviamente scopriamo quindi la storia della Sicilia e la viviamo. E a sua volta poi la promozioniamo, no? Perché ovviamente chi viene, chi partecipa, ecco, non sapeva che c'erano queste cose in Sicilia, ecco, e quindi rimane estasiato e ritorna e fa tanta pubblicità, e anche all'estero, comunque, perché poi ognuno sono dei due parenti, quindi quando vengono, che so, in vacanza, insomma, e quindi organizziamo questi tour. E per cui partiamo dal Fiume Freddo per la volta della Sicilia e non solo, perché poi comunque ci sono anche delle loro di continuità, che non so, tipo possiamo andare in Calabria con gli altri borghi, con Scilla, Tropea e più avanti, insomma. E quindi vediamo di promozionare sempre di più, siamo queste piccole realtà locali, anche la nostra Fiume Freddo, vogliamo dire che comunque anche questo abbiamo fatto, è un borgo con delle sue attività, chissà che appunto l'amministrazione potrebbe valorizzare ancora di più sia questo casale e sia la vecchia fabbrica di limoni che c'era qui in passato, quindi magari portando a sua volta dei incoming, no? Cioè, quindi persone da fuori, e sarebbe un'idea per voi. E quindi insomma, questo è quello che come ci muoviamo noi di Itaca. Beh, alla fine qua il territorio lo stiamo valorizzando in questo momento, siamo presenti, parliamo proprio di noi, quindi in un modo indiretto stiamo facendo conoscere il casale Papa Andrea. E, niente, volevo sapere se c'era qualcun altro che vuole parlare, tipo Diego Musei, cosa, niente? 30 secondi. Ah, 30 secondi, certo. Senza microfono. Vedete, negli ultimi anni c'è stata una grande sensibilità a Mezzoterra, anche perché le città sono diventate più vivibili dal superare della pandemia, e quindi qualche decennio fa, forse di meno, hanno creato un ministro della coesione territoriale. Coesione territoriale, perché tutto deve vivere, montagna e città, perché già le città assorbono dalla montagna tre cose fondamentali, che sono acqua, energia e aria. Se noi andiamo a concentrare tutto sulle città e abbandoniamo le montagne, ecco che succedono, parte l'abbandono, il depauperamento, ma succede il disastro, il dissesto idrogeologico, quindi se poi l'abbiamo visto ultimamente, l'abbiamo visto 10 anni fa, è quello che succede. Abbandono delle città, quindi abbandono delle montagne, quindi incendi, abbandono delle città, delle montagne, quindi fauna, sole, tutto quello che di conseguenza. Quindi la città dovrebbe aiutare la montagna, dovrebbe aiutare a riportare in montagna non solo gli alberi e le piante degli animali, ma anche i giovani. E come si fa? In alcune lezioni lo hanno fatto. A New York, i New Yorkesi, che però lo possono fare, anche le città, si autotassano di 3 euro a persona, di altre persone a pescheria, e quindi vanno a chi vive e chi vuole investire. In Svizzera, chi vuole intraprendere qualcosa, qualche attività in montagna, viene su.
pratica, qualcosa di veramente, importante, perché così, che questo, dobbiamo stare molto attenti, perché a parte che la crisi del 2019, questa pandemia, ma noi dobbiamo guardare anche ai figli, ai nostri figli, perché basta che si innalzi, negli ultimi migliaia di anni non si è mai innalzato, ma basta che si innalzi di un grado la temperatura. Diventano, anche qui diventano le città che ci sono qua, diventano piccole Venezia, quanto grande Venezia. Quindi l'Italia, la conformazione, l'orografia dell'Italia è formata così, perché ci sono tutte sotto, dove pensare Genova. Quindi chiamare, che hanno fatto, hanno annullato, chiamare aree metropolitane è sbagliatissimo. Chiamiamoli metro aree metropolitane, facciamo una programmazione non solo per una città, ma facciamo una programmazione per tutto il territorio, sia a livello sanitario, sia a livello di... Non è possibile che tutte le mattine alle 6:15 faccio un pullman di 54 posti del mio paese, proprio da Montalbano, proprio dalla montagna, per ora che non ci sono gli alunni, con zero persone, e ci portano via, solo quelle in quella rete, poi risale alle 3, zero persone. Quindi una nuova mobilità, un tipo di mobilità diversa, una mobilità a chiamare gli altri, ora con questi, anche se possibile, anche con la operazione. Noi abbiamo fatto un anno fa, con le, si sistema in carne di modo di sventare, una convenzione molto complessa, fa tutte le convenzioni. Zavotto, che ha 82 anni, ma anche il proprietario, che ha una grinta, una passione per la pizza, dice guarda, se voi installate nei vostri piccoli borghi, dato che ha cambiato il turismo, delle colonie per la vita che abbiamo Venezia, io comprerò 300 automobili elettrici e li metterò, venderò qualche catari e dei rimani. E così facciamo, stiamo lavorando, già abbiamo finito, stiamo organizzando un ecobook, quindi un libro con tutti i borghi, le peculiarità, le bandezze, dove mangiare, dove dormire, eccetera, eccetera, anche con le distanze, perché dovete catare magari le peculiarità, le peculiarità, le peculiarità, le peculiarità, quindi però c'è scritto che per fermare a Castiglione. Quindi cos'è? Ma Castiglione, grazie, Castiglione, proprio parlando di Castiglione, Castiglione però è il posto più ricercato degli stabilimenti, chiamavo uno che era sceicco, perché Castiglione è ricercatissimo, perché ha la zona della Ormina, la zona del mare e il Lecce, e ci sono tutte le volate. Castiglione è ricercatissimo, Castiglione c'è un po' di depoverato, non si mette mai a te. Anche i casotti delle vigne. I casotti, cosa sono, però di Castiglione è più ricercato. Ecco, cercare di lavorare insieme, tutti dobbiamo lavorare. Non è il cittadino per esempio della montagna, dobbiamo tutti fare, ognuno di noi deve fare la sua parte, piccolo o grande che sia. Quindi dobbiamo lavorare seriamente, veramente, perché se no del domani veramente non c'è certezza, non solo per la montagna ma anche per la Sicilia. Grazie di tutto. Non so, Fabrizio vuol dire qualche altra cosa a conclusione? Oh, non si può più aggiungere. Va bene, se nessuno dei presenti vuole dire qualcos'altro, io ringrazio tutte le persone che hanno dato una mano per lo svolgimento di questo evento qua, soprattutto gli sponsor dalla macchinetta e caffè, quindi se volete dopo vi potete prendere il caffè, ai fiori che ci sono stati donati e anche qualche bottiglietta d'acqua per bere. Niente, finisce qua e ci vediamo al prossimo evento. Spero che non passi un anno. Quindi una partita di scacchi. Che dici, Mario? Un torneo. Scacchi viventi. Bellissimo. Bello, bello. Grazie di tutto e ci vediamo alla prossima volta. A Fiume Freddo di Sicilia, quindi dove? Dal Casale Papandrea di Fiume Freddo, hanno temporeggiato, ci hanno atteso, quindi Alfio Emiliano Strano, che lo ricordiamo, è il coordinatore Cittadini Liberi di Fiume Freddo di Sicilia, poi credo abbiamo il dottor Salvatore Bartolotto.
okay, coordinatore regionale dei borghi più belli d'Italia, e poi abbiamo Fabrizio Ferreri, che è appunto autore del libro Coscienza di luogo e sviluppo locale, analisi su Sambuca di Sicilia e di borghi di Sicilia. Appunto l'evento di oggi si chiamava Borghi. Come è stato, qual è stata la risposta e soprattutto di cosa avete parlato oggi? Abbiamo avuto molta partecipazione, qui le persone hanno partecipato anche direttamente, abbiamo parlato dei borghi, della nostra identità siciliana, grazie anche al presidente dei borghi più belli d'Italia e l'autore Fabrizio Ferreri, che vorrei dare ora a loro la parola. Comincio io, sì, salve, sono Salvatore Battolotta, sono il coordinatore nonché presidente dei borghi più belli d'Italia in Sicilia. L'argomento di stasera è stato molto appetibile agli ascoltatori, ai presenti, perché si parlava di borghi, ma si parlava anche di case a un euro nei nostri borghi, nei borghi più belli d'Italia in Sicilia. Naturalmente non è che noi svendiamo i nostri borghi, però questo messaggio che è stato veicolato non solo sui social ma anche sui media mondiali, quindi ha fatto sì che veramente possa veramente rinascere una nuova primavera nei nostri borghi. È qualcosa di eccezionale questo messaggio, perché i nostri borghi, che per anni sono stati depauperati, dimenticati e anche giustamente abbandonati, quindi lo spopolamento dell'entroterra della Sicilia, dove c'è storia, ricchezza, cultura, tradizioni, e quindi questo ci sarà, speriamo che veramente ci sia una nuova primavera, una nuova rinascita. Passo la parola a Fabrizio, che è l'autore del libro. Buonasera Fabrizio. Buonasera Rita, grazie dell'invito. In estrema sintesi, di cosa abbiamo discusso stasera? Abbiamo discusso di futuro, abbiamo discusso delle energie di futuro di questa parte della Sicilia più interna, meno conosciuta, che sono certamente luoghi della fatica, talvolta anche dell'abbandono, ma al loro interno riservano delle grandi sorprese. Sono sorprese di bellezza, sono sorprese che hanno a che fare con un patrimonio artistico, architettonico, culturale, identitario, assolutamente irriproducibile altrove. Ed è questo un giacimento di valore che è assolutamente necessario preservare, custodire e valorizzare. Questo è possibile farlo soltanto a partire dalla conoscenza. Questi incontri, come quello di stasera, sono importanti perché contribuiscono a diffondere sensibilità e conoscenza verso una parte della Sicilia e in generale del nostro territorio nazionale che ha bisogno di cura, di attenzione e di un nuovo sguardo. Quindi grazie agli organizzatori, grazie a te Rita per questo spazio e speriamo che insomma sia soltanto un inizio. Case a un euro, brevemente, che poi il pretesto di questo incontro, è un'iniziativa di sviluppo locale che vive a più dimensioni. Non si tratta semplicemente di vendere delle case, ma si tratta di immettere in un tessuto sociale, produttivo, culturale, nuove energie, nuove risorse. E questo avviene solo se il progetto è un progetto ben costruito, non estemporaneo, come diceva il nostro Salvatore, non è un progetto di svendita, è un progetto che implica una grande partecipazione non soltanto dell'amministrazione che lo promuove, ma anche della comunità che lo vive, che lo recepisce e che entra in dialogo con nuovi soggetti, con nuove soggettività. Ed è probabilmente qui il più grande riscontro di una iniziativa del genere. Grazie Rita. È stata buona la partecipazione oggi, dicevate, quindi è stato partecipato, insomma, dai cittadini di Fiume Freddo. Sì, sicuramente c'è stato molto coinvolgimento, le persone hanno interagito, hanno chiesto, hanno proposto, ci sono state associazioni locali che hanno incentivato i presenti di comunque continuare a visitare il nostro territorio, perché solo raccontandoci sappiamo effettivamente chi siamo, e l'obiettivo di questo è proprio
capire le nostre origini, proprio partendo dai borghi siciliani, quindi che sono l'eccellenza del nostro territorio. Grazie allora per questa iniziativa, grazie anche a Cittadini Liberi di Fiume Freddo di Sicilia per aver organizzato l'iniziativa, a Fabrizio Ferreri, a Salvatore Bartolotta, ad Alfio Emiliano Strano. C'era un cuore che è stato inviato da Grazia Calanna, grazie. Giornalista che salutiamo, collega che appunto che mi ha in passato anche, cioè, fatto conoscere Fabrizio quando abbiamo parlato in una puntata appunto di borghi di Sicilia. Grazie a voi e alla prossima allora. Grazie, buona serata, grazie, ciao.